seminari che erano tutti interessantissimi, e ho visto che ovviamente a partire già dal titolo, un'epidemiologia del senso, c'era questa ricorrenza dei termini di viralità, epidemiologia, epidemie, virus e così via. E a questo punto mi sono chiesto, appunto, forse bisogna dare un senso alla parola epidemiologia, perché per quanto possa sembrare buffo, la maggior parte delle persone, anche in ambito medico, non sa cosa sia l'epidemiologia. Cioè, quando, questo è una cosa che a me capita abbastanza spesso, quando mi capita di stare a una cena e dice, ah, che lavoro fai, ah, io faccio questo, faccio quest'altro, quindi io faccio l'epidemiologo. Allora, metà delle persone in genere mi abbandonano perché non sanno che cos'è, ma hanno un senso di repulsione e si allontanano. L'altra metà fa la cosa peggiore, cioè prova a indovinare, e finisce, e la prima volta questa cosa finisce in maniera tragicomica. Le persone, la maggior parte delle persone fanno, diciamo, si avvicinano, ma non dicono esattamente la cosa esatta, perché dicono, ah, quindi ora con Ebola stare lavorando tantissimo. E io li guardo così e dico, ma veramente io non mi occupo di Ebola, non mi occupo di malattie infettive. E allora poi tutti se ne vanno. Poi ci sono gli anglosassoni che spesso mi dicono, ah, quindi ti occupi di problemi collegati con la pelle, perché pensano che tutto quello che inizia per epi debba essere epidermide, e quindi pensano che sia questo. E lì, anche lì, la conversazione dura molto poco. Una volta, mentre ero a Londra, una persona, mentre facevo questa conversazione in inglese, e mi ha detto, ah, ma quindi tu ti occupi in qualche modo della ricerca della felicità? E io ho detto, ma questa è una definizione bellissima di criminologia, come vedremo tra poco, effettivamente è poetica, ma è forse la più calzante. E io ho detto, ma per quale motivo pensi, come sei arrivata a questa conclusione così bella? E lei in inglese mi ha detto, beh, hai detto epidemiologi. E questo è stato, io ho capito effettivamente che dovevo lavorare più sulle H, e ho capito finalmente che la gente non aveva la minima idea, queste sono tutte persone con un dottorato di ricerca, non hanno la minima idea di che cosa fosse l'epidemiologia. E quindi cerchiamo di capire che cos'è l'epidemiologia e quali rapporti ha con il concetto di viralità e di contagio. L'epidemiologia, il termine epidemiologia deriva dal greco, non dovrò spiegarvi voi cosa vuol dire logos, perché sicuramente lo spiegate voi a me, però la cosa interessante è cosa vuol dire epidemos, cioè riguardo sopra la popolazione. Quindi vuol dire, è una branca, una disciplina della medicina, che invece studia gli individui, studia i gruppi di persone, le popolazioni. O noi li chiamiamo popolazioni, popolazioni non vuol dire semplicemente italiano o francese, vuol dire gruppi di persone. E quindi in realtà quello che studia è la distribuzione delle malattie all'interno dei gruppi di persone, ma non solo la distribuzione delle malattie, studia tutto quello che ha a che fare con la salute. E quindi un insieme di metodi quantitativi, che fanno un grande uso della statistica, che sono in realtà applicabili a qualunque aspetto della salute. Questa è la prima cosa che bisogna capire dell'epidemiologia. Epidemiologia non è necessariamente occuparsi di contagio di malattie infettive. Per quale motivo? E infatti questa è la definizione moderna di... se vado troppo veloce e avete bisogno di guardare le slide, ditemelo. Ma insomma, tanto vi lascio tutto, quindi non ci sono problemi. Allora, se noi guardiamo la definizione moderna di epidemia, non ha nulla a che fare con il contagio, non ha nulla a che fare con i virus, ha a che fare con l'aumento dei casi, di casi o di malattia, o di comportamenti collegati con la salute, o di eventi associati con la salute, che sono aumentati rispetto a cosa? Rispetto a un baseline, rispetto a un... alla norma, quello che normalmente noi ci aspetteremmo. Quindi potete immaginare quanto è ampio il concetto di epidemiologia, e anzi è anche interessante studiarlo indietro nel tempo, perché sembra che Sir Walter Scott, a un certo punto, la prima volta che l'epidemiologia viene descritta in termini non infettivi, pare che sia da Sir Walter Scott che parla di una epidemic of despair, un'epidemia di disperazione. Qui si può discutere, probabilmente la disperazione è qualcosa in realtà di contagioso, quindi tutto sommato non è detto che si sia completamente allontanato dal significato originario,
però in realtà è interessante vedere come è cambiato il significato lungo il tempo, lungo i secoli. Per quale motivo la gente fa questo errore? No? Perché la gente è stupida. Perché la gente fa questo errore perché originariamente i problemi di salute più importanti della popolazione erano i problemi delle malattie infettive e contagiose. Malattie infettive sono quelle che sono causate da un microorganismo, contagioso vuol dire che io posso passare la malattia può essere trasmessa da una persona malata a una persona sana, esattamente come poi usate questo metaforicamente nel concetto di viralità. Il concetto di viralità ovviamente prende forza questa metafora del concetto di virus, ma non sono solamente i virus a essere trasmissibili ovviamente. Quindi da questo punto di vista è perfettamente legittimo parlare di un'epidemia di obesità, esattamente come se Walter Scott parlava di un epidemico despair. Questo è un tipico studio epidemiologico che ci fa vedere come in molti paesi del mondo negli ultimi 30 anni sono la prevalenza, la proporzione di persone obese è raddoppiata. Nel 15%, erano il 15% negli anni 70 in America, ora sono superiori al 30%. L'Italia, che qui sotto, è una di quelle che si è comportata meglio finora, perché è aumentato di una volta e mezzo, ma tutto sommato rispetto agli altri, anche rispetto alla Francia, guardate, prima erano insieme e poi si sono separate. Tra l'altro è molto interessante questo esempio dell'epidemia di obesità, oltre ovviamente avere una grossa importanza in ambito di sanità pubblica, perché anche sul concetto di obesità, anche per quanto riguarda l'obesità, come quanto riguarda l'abitudine al fumo di tabacco, in realtà si è ritornati indietro e si è detto proviamo a immaginare come delle malattie contagiose. Cioè se alcune persone iniziano a essere obese nella popolazione e non ci sta nessuna forma di pressione sociale sull'obesità, e ci sono dei comportamenti che in qualche modo vengono o non bloccati o non fermati o addirittura vengono in qualche modo favoriti, si vedrà che il modo in cui l'obesità si diffonde nella popolazione non è diverso da quello di alcune malattie infettive realmente contagiose. Ad esempio, il fatto che in alcuni gruppi etnici, in alcuni gruppi familiari, in realtà delle persone obese, gruppi, dei cluster di persone obese, ovviamente in parte deriva dalla genetica, ma molto di più deriva dai comportamenti che sono condivisi da queste persone. Quando nasce l'epidemiologia? L'epidemiologia nasce nell'Ottocento con John Snow. Ora vi lascio indovinare a voi quale sia il John Snow di cui ci stiamo riferendo. Ovviamente è l'austero signore inglese sulla destra. E anche qui, tra l'altro, ho scoperto una cosa molto interessante. Cioè, è diventato quasi che io ho ricercato questa foto di John Snow, epidemiologo, dopo un paio di anni perché l'avevo persa. E allora la volevo farvela vedere e l'ho cercata su Google. Dovete sapere che è diventato impossibile trovare su Google una foto di John Snow, epidemiologo, perché nonostante sia scritta diversamente, perché John Snow, il personaggio di Game of Thrones, è scritto senza l'H, perché è una variazione di Jonathan, però Google ti corregge John con l'H e ti obbliga a vedere la faccia di John Snow, personaggio. Questo è, secondo me, ora non voglio approfondire questa cosa perché non avrei tanto da dire a parte l'aneddoto, ma forse è un caso di viralità fastidiosa che può essere interessante, su cui può essere interessante riflettere. Cosa succede? John Snow, che era un medico, nel XIX secolo, a metà dell'Ottocento, scopre la causa del colera, e la cosa interessante qual è? Che la scopre 10-15 anni prima degli studi di Pasteur sui microorganismi. Quindi voi dovete immaginare un paradigma culturale delle persone della scienza della metà dell'Ottocento, che era quello che faceva la teoria miasmatica. Loro pensavano che le malattie derivassero dalla corruzione della materia o da alcuni influssi astrali. Tant'è vero che per la parola influenza in realtà è un'abbreviazione che stava per influenza degli astri, cioè si pensava che fosse un fenomeno astronomico, per cui quando c'erano i pianeti in una certa posizione arrivava l'influenza.
no, quindi senza sapere cosa erano i microrganismi e che i microrganismi causavano le malattie, anzi addirittura immerso in un contesto completamente in cui un concetto del genere sarebbe stato considerato completamente eretico, come se ora io dicessi che il colore verde causa i tumori, una cosa che è completamente al di fuori del paradigma scientifico dominante, Josnò riesce a capire la causa del colera. Colera, non so se lo sapete, è una malattia infettiva causata da un batterio e che provoca una diarrea che può essere anche una gastroenterite, una diarrea che può essere, insomma, possa essere letali, e che si trasmette per via orofecale, cioè praticamente bevendo l'acqua contaminata dal batterio stesso. E l'acqua è spesso contaminata dal fatto che se tu non hai le forme fatte bene, ti bevi dell'acqua che è contaminata dagli scarichi fognari della città. Cosa fa Josnò? Josnò nota che Londra veniva colpita periodicamente dal colera. Josnò nota a un certo punto che la diffusione dei casi di colera non era omogenea, ma seguiva dei cluster, seguiva dei raggruppamenti, e intuisce che questi cluster non erano casuali, ma tendevano a raggrupparsi attorno alle pompe di acqua che venivano servite da una specifica società di approvvigionamento idrico che si chiamava la Southwark & Vauxhall. La cosa interessante, qual era il problema? Allora, nessuno aveva l'acqua in casa, c'erano le pompe da cui la gente andava col secchio a prendere l'acqua. Queste pompe erano messe in giro per la città e alcune erano servite da una compagnia di approvvigionamento idrico che si chiama la Southwark, e invece altre dalla Lambeth. Questo era fatto in maniera più o meno casuale, nel senso che dove erano arrivati i tubi erano arrivati. Quindi le persone che usavano una pompa invece di un'altra erano fondamentalmente abbastanza simili fra di loro. E lui nota, e si può vedere anche bene qui abbastanza bene, queste sono, non so se riuscite a vederle, sono le varie pompe, vedete che sono la gran parte dei casi erano tutti attorno a questa pompa qui, cioè erano le persone che abitavano qui intorno che si venivano a rifornire da questa pompa qui. Cosa fa a questo punto Josnò? Josnò intuisce questa cosa, va a contare i casi nelle persone che si approvvigionavano a una compagnia, a quelli che si approvvigionavano all'altra, e in maniera quindi quantitativa vede che c'è una differenza. Cosa fa a questo punto Josnò? Josnò riesce a chiedere e ottiene che la maniglia della pompa di Broad Street venga rimossa e immediatamente l'epidemia finisce. Quindi lui ha la dimostrazione che in qualche modo il problema era quella pompa, senza sapere cosa fosse il microgenismo. Cioè lui capisce semplicemente che l'acqua è il problema. Cosa succedeva? Perché le due compagnie erano diverse? Perché una prendeva l'acqua a monte di Londra, l'altra la prendeva a valle di Londra, a valle del Tamigi. Quindi entrambe le prendevano dal Tamigi, ma una prendeva l'acqua pulita, che era la Lambeth, perché la prendeva a monte di Londra, l'altra invece prendeva l'acqua a valle di Londra, dove già c'erano stati nel Tamigi tutti quanti gli scarichi delle fogne. E quindi ogni volta che ci stava un'epidemia, tutte le persone che andavano a prendersi l'acqua della Southwark si riprendevano il bibione del colera e quindi si riammalavano un'altra volta. Tra l'altro questa pompa esiste ancora a Londra, se ci andate a Broad Street, e se volete potete anche andare all'esclusivo Josnò Pub, dove tutti gli epidemiologi del mondo vanno a mettere la loro firma e ringraziano questa persona per aver dato loro la professione. Cosa ha fatto Josnò? Qual è stata la novità nel suo ragionamento? La novità del ragionamento di Josnò è stata quella di capire che c'era un'associazione tra l'acqua che veniva utilizzata dai cittadini e la loro propensione ad ammalarsi di colera. E poi, però, ha fatto un passo successivo, ha usato dei metodi quantitativi, seppur estremamente rozzi, cioè ha semplicemente contato il numero dei casi dividendolo per il numero di persone che si approvvigionavano a quella specifica pompa dell'acqua. Quindi ha fatto in qualche modo, ha calcolato qual era la proporzione di persone che si ammalavano rispetto a quelli che andavano a prendere l'acqua in un posto e quelli che andavano a prendere l'acqua in un altro. In questa maniera, con questi due concetti, nasce l'epidemiologia. Questo è il cuore del concetto dell'epidemiologia. L'acqua è della pompa. L'acqua è della Lambeth, ovviamente, sì. Non è della Southwark & Vauxhall.
Questi concetti sono i concetti che noi ancora vediamo nella, nell'epidemiologia moderna, che attualmente ha tre grosse branche. L'epidemiologia descrittiva, che cerca di mostrarci, utilizza dei dati quantitativi raccolti in qualche modo per farci vedere lo stato di salute della popolazione e ci permette di generare poi delle ipotesi, per esempio come ha fatto John Norman, ha visto la mappa dei casi del colera, ha visto come erano raggruppati. E poi ci sono invece delle due altre sottobranche delle epidemiologie, che sono quella analitica e quella valutativa, che in quella analitica si cerca di scoprire le cause delle malattie, quindi in qualche modo si cerca di vedere se c'è una vera e propria associazione, si indaga con dei metodi più rigorosi se c'è effettivamente un'associazione tra un'esposizione e una malattia. E poi c'è invece la parte di valutazione di interventi sanitari, in cui noi cerchiamo di capire se un certo intervento sanitario, ad esempio prendere un farmaco, se è efficace o meno. Tanto per farvi un esempio, quello che vi ho fatto vedere prima è un caso di epidemiologia descrittiva, cioè noi abbiamo fatto vedere qual è la proporzione tramite intervista o tramite misurazioni di persone, che è un campione della popolazione generale, vediamo quanti sono gli obesi nella popolazione e confrontiamo gli stati fra di loro e confrontiamo i trend lungo il tempo, e questo ci aiuta a generare le ipotesi. Perché la Francia e l'Italia erano uguali fino al 2000 e poi la Francia è schizzata su? Perché forse hanno aperto più fast food? Può essere, questa è un'ipotesi. Però questo tipo di epidemiologia non ci permette di andare oltre la normale generazione di ipotesi. Invece questo è uno studio analitico. In questo studio, questa è una rappresentazione del primo studio che ha dimostrato che il fumo di tabacco era associato con tutta una serie di malattie. Qui in questo caso qui si vedeva l'associazione con il rischio di morte in generale. Allora, qui come leggiamo questo grafico? Qui abbiamo la percentuale di persone vive a una certa età e abbiamo messo separati i fumatori e i non fumatori. Allora, cosa succede? Tutti purtroppo moriamo nel corso del tempo, quindi ovviamente le persone piano piano, la percentuale di persone vive diminuisce, ma vedete che i non fumatori in ogni punto, per ogni età, tendono a essere di più dei non fumatori. Sono partiti tutti quanti al 100%, ma i fumatori muoiono prima. E vedete che le due curve sono separate da circa 7 anni e mezzo, vuol dire che se tu fumi tanto, avrai un'aspettativa di vita che è 7 anni più breve di chi non fuma. Questo è il risultato di uno studio analitico. Un approccio simile può essere usato per valutare se un farmaco funziona. Non so se vi siete mai chiesti come si fa a capire se un farmaco sia efficace o meno. Beh, tu puoi fare tutti gli esperimenti sui topolini, sulle cellule che vuoi, però arriva un momento terribile e magico in cui devi a un certo punto dare a dei pazienti questo farmaco e vedere se funziona. E oltre questo, hai bisogno di un gruppo di controllo. Quindi tu in genere che cosa fai? Prendi delle persone a cui non dai niente, però gli dai una pillola di zucchero, e questo si chiama placebo. E poi dai invece all'altro gruppo il farmaco che vuoi indagare. E ancora una volta fai, come abbiamo fatto prima, un confronto. Fai un confronto, in questo caso non è, ve lo faccio vedere in maniera diciamo numerica e non grafica, ma le due cose sono assolutamente equivalenti anche dal punto di vista matematico. Quindi qui che cosa faccio? Ho dato 300 persone alla terapia sperimentale, a 300 il placebo, e poi vedo quanti sono morti entro un anno. Qui vedo, sembra che l'8% siano morti tra quelli che prendono la terapia sperimentale, 15% quelli del placebo, sembrerebbe che il farmaco funzioni. Ora, poi non scendiamo nel dettaglio, nel senso che poi a questo punto, dato che questi sono campioni estratti da una popolazione più grande, bisogna poi usare dei metodi statistici per capire se questa differenza poi è significativa o meno. Però, fondamentalmente, il concetto di base è questo. Quindi, nonostante nessuno sappia bene che cosa sia l'epidemiologia, in realtà l'epidemiologia è centrale nella ricerca biomedica. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la gran parte delle cause di malattie non infettive, come tumori, malattie cardiovascolari, diabete, sono state scoperte tramite l'epidemiologia. Il ruolo del fumo di tabacco è stato scoperto tramite l'epidemiologia. Il ruolo dell'ipertensione è stato scoperto tramite l'epidemiologia.
e così via. E ancora ora, se noi vogliamo sapere se un farmaco funziona, abbiamo bisogno di fare un esperimento come quello che vi ho appena mostrato, che si chiama clinical trial. Cioè io devo dare a qualcuno un farmaco, a qualcun altro un indagino, e vedere se la proporzione di eventi di interesse, che possa essere morte, malattia, quello che volete, è diversa nei tutti. Come ci interessa? Ora, in queste brevi slide ho cercato di darvi così un'idea di cos'è l'epidemiologia. Cerchiamo di vederla in una maniera, se volete, ora oso dire, in maniera metascientifica. Che caratteristiche ha l'epidemiologia come disciplina? Una serie di caratteristiche che secondo me sono molto interessanti. Innanzitutto, nell'ambito delle discipline biomediche, è una delle discipline più rigorose, perché è quantitativa, è strutturalmente quantitativa. Quello che viene detto a parole ha sempre o dovrebbe avere sempre una traduzione matematica e statistica. Quindi questo vuol dire che questo permette di fare alcuni ragionamenti in maniera rigorosa, e in qualche modo la forma mentis dell'epidemiologo tende ad essere rigorosa. Questo fa sì che, anche per questo motivo, gli epidemiologi, più di altre figure nell'ambito della biomedicina, delle scienze biomediche, si sono occupati di problemi che sono tangenziali col mondo della filosofia. Ad esempio, è la disciplina che si è più interrogata su problemi tipo epistemologico. Se effettivamente era in grado di dire, cioè quando l'epidemiologia dice che il fumo di tabacco è una causa di tumore del polmone, cosa vuol dire è causa di? Come lo devi interpretare? Quindi da questo punto di vista, come vedremo tra poco nelle prossime slide, questo può essere interessante per chi studia filosofia. In particolare se uno è interessato alla filosofia della scienza, ovviamente. Dopodiché c'è anche però delle cose molto interessanti che creano questa tensione drammatica e però anche affascinante, che nonostante sia molto rigorosa e abbia delle grosse pretese di rigore, è estremamente pragmatica, non è come l'astrofisica. Deve risolvere dei problemi immediati, urgenti, deve spiegare al policy maker, al politico di turno, al ministro della salute o all'industria farmaceutica, se un certo farmaco va usato o se non va usato, se bisogna vietare quell'additivo dagli alimenti o non bisogna vietarlo. Quindi deve risolvere dei problemi estremamente pratici, ma ha una pretesa di essere estremamente rigorosa e metodologicamente forte. E, tanto per complicare le cose, è incredibilmente immersa nella società e nelle sue contraddizioni. E questo non può che ovviamente renderla più affascinante e più complicata. Vediamo un esempio, vi farò vedere poi un esempio di ognuno di questi punti che ho sollevato. Vediamo ora il problema, diciamo, tra virgolette epistemologico, che è la epidemiologia. Come vi ho fatto vedere prima, a parte la parte dell'epidemiologia descrittiva, l'epidemiologia analitica e quella valutativa cercano, ma ora concentriamoci su quella analitica, cercano di capire se il punto fondamentale è capire se una certa esposizione, diciamo, al fumo di tabacco è causa di una malattia, diciamo, il tumore del polmone. Allora, qual è il problema? Se noi prendiamo una definizione, ora ci sono molte definizioni classiche, sicuramente alcuni di voi me ne potrebbero suggerire di più appropriate, ma questa, secondo me, umisticamente potrebbe essere una definizione classica di causa. Un evento, una condizione, una caratteristica che precede sempre il fenomeno di interesse e senza il quale il fenomeno non si sarebbe verificato. Qual è questa definizione? Questa è una definizione di causa che ha due caratteristiche: una causa necessaria e una causa sufficiente, cioè deve sempre precedere il fenomeno, quindi è una causa necessaria e senza il quale il fenomeno non si sarebbe verificato, è una causa sufficiente perché la malattia si manifesti. In realtà di questa definizione la sufficienza non è espressa in maniera esplicita, ma tendenzialmente l'idea che uno ha di causa classicamente è che sia una causa necessaria e sufficiente. Questo già ci mette in un problema, perché se io vi dico il fumo di sigaretta è causa di tumore polmonare, da questo punto di vista, e lo dico, diciamo, non con un punto interrogativo, lo dico da epidemiologo, il fumo di sigaretta è una causa di tumore polmonare. Voi a questo punto vi trovate in un problema, vi dite, ma in che senso causa? Perché non ha nulla a che fare con la definizione che ho dato sopra.
perché ci stanno persone che fumano delle ciminiere, ma che per fortuna loro non svilupperanno mai il tumore del polmone, quindi il fumo non è una causa sufficiente per sviluppare il tumore del polmone, e ci sono anche delle persone che sfortunatamente non hanno mai fumato in vita loro, ma che sviluppano a un certo punto il tumore del polmone. Quindi da questo punto di vista il fumo di tabacco non è né una causa necessaria né una causa sufficiente del tumore del polmone. Quindi noi dobbiamo spostarci verso una definizione diversa di causa di epidemiologia, che è quella di un'associazione. Noi diciamo che in epidemiologia una causa è un fattore che è associato con la malattia, così che se io cambio la diffusione, la prevalenza vuol dire quante persone hanno quel fattore nella popolazione, anche l'incidenza, quindi anche il numero di casi di malattia, cambierà. Quindi attenzione, questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi stiamo dicendo che in epidemiologia le relazioni causali avvengono, sono vere, in maniera diciamo matematica, a livello di popolazione. Una popolazione dove la gente fuma di più sicuramente avrà più casi di tumore del polmone di una popolazione dove la gente fuma di meno. Ma questo non è vero a livello della singola persona. A livello della singola persona, quello che fa il fumo di tabacco è di aumentare la probabilità di sviluppare un tumore. Quindi in realtà è una causa di aumentato rischio in realtà. Qual è il problema? Che io il rischio individuale non lo posso misurare. Non so lei quante probabilità di sviluppare una certa patologia. Questo lo posso solo sapere se studio un gruppo di persone omogeneo e posso quindi vedere la proporzione di persone che sviluppano una malattia. Questo perché? Perché una singola persona o sviluppa o non sviluppa la patologia. Quindi il problema a questo punto è quello di cercare di capire se un'associazione sia causale o meno. Perché non tutte le associazioni sono causali. Forse avrete sentito parlare, dire questa sorta di... questa è una cosa quasi che viene detta un po' come quel ritornello, che l'associazione non è uguale alla causazione. Questo è un esempio di un'associazione che non è uguale a causazione. Cosa succede? Un epidemiologo sprovveduto ha pubblicato uno studio dicendo che le vendite di gelati sono associate con i tassi di omicidi. Vedete in fondo la cartina? Ed effettivamente è vero, la vendita di gelati è associata con il tasso di omicidi nella popolazione. Cioè sono associati, quando aumentano le vendite di gelati, aumentano anche il numero di omicidi. Questa è un'associazione, cioè le due cose avvengono nella stessa maniera. Ma non è che la vendita di gelati aumenta il rischio di omicidi. Questi due fenomeni semplicemente avvengono contemporaneamente. E il signore qui nella vignetta ci spiega il perché. Cosa dice il signore con lo sguardo da pazzo? Dice, è proprio caldo oggi, ucciderei per un cono gelato. Quindi qual è il problema? Il problema in realtà è il caldo. Questo è un esempio di un'associazione non causale. Cioè, cosa succede? Nei periodi in cui fa molto caldo, la gente tende ad andare fuori di testa per una serie di problemi, di motivi che noi tra l'altro in parte non conosciamo. Però questo è dimostrato. Cioè, i casi di pazzia violenta aumentano quando fa molto caldo. E, invece, in maniera diciamo più prevedibile, quando fa molto caldo aumentano anche le vendite di gelati. Quindi qui che cosa succede? Questa variabile, questo non so se qualcuno di voi ha mai visto, è familiare con i concetti di grafici diretti e ciclici che vengono utilizzati in logica, vengono utilizzati in vari contesti. Noi li usiamo anche in epidemiologia in maniera molto pratica per risolvere dei problemi. Allora, questo è un problema banale, però in alcuni casi può essere più complicato. Qui abbiamo una variabile che è caldo, cioè temperatura, anzi dovrebbe essere temperatura atmosferica. Quando la temperatura sale, questo causa un aumento di questa freccia, vuol dire causa nel senso di aumenta la propensione a. Quindi in questo caso abbiamo che il caldo aumenterà la propensione a consumare gelati, aumenterà la propensione a consumare omicidi, e quindi nei giorni di caldo ci saranno entrambe queste due variabili che saranno aumentate. Quindi noi vedremo un'associazione
ma in realtà non esiste nessuna associazione causale tra il consumo di gelati e gli omicidi. Come siamo arrivati a questo concetto così complicato e così cervellotico di causa? Ci siamo arrivati proprio perché dovevamo risolvere dei problemi di sanità pubblica importanti, cioè finché il problema principale erano le malattie infettive. Per le malattie infettive è facile, perché le malattie infettive, noi sa qual è il paradigma a cui ci si riferisce? Ogni malattia infettiva ha un microorganismo che la causa, un solo microorganismo. Quindi quel microorganismo è la causa necessaria, ovvero per esempio per il colera, il vibrio colere è la causa necessaria di colera. Se io non ho il vibrio colere nella pancia, non posso avere il colera. E diciamo che tradizionalmente viene considerata anche una causa sufficiente. Ora noi sappiamo che in realtà c'è anche la suscettibilità individuale, quindi in realtà se mi bevo l'acqua contaminata non è detto che svilupperò il colera. Però concettualmente, originalmente l'idea era quella di una causalità necessaria e sufficiente. Nel momento in cui noi iniziamo a studiare le malattie cronico-degenerative come i tumori, le malattie cardiovascolari, il diabete, questo tipo di approccio causale va in crisi. Va in crisi perché molte di queste malattie in realtà non hanno, tutte queste malattie non hanno una singola causa, non esiste un singolo microorganismo, una sostanza, qualunque cosa che singolarmente sia la causa del cancro. Molte di queste patologie hanno diverse cause, possono essere tipo genetico o ambientale, nessuna di queste è strettamente necessaria, alcune di queste combinandosi possono diventare sufficienti. Questa è l'idea, questo è come viene schematizzato il concetto di causa modernamente nell'epidemiologia delle malattie cronico-degenerative. Non so se qualcuno di voi ha mai visto le torte di Mac, questa è una delle evoluzioni delle teorie della causalità che provengono appunto da fuori dell'epidemiologia, ma che poi sono diventate rilevanti nel nostro mondo. Cosa succede qui? Quali sono le cause di tumore polmonare? Vediamo che il fumo di tabacco, se io fumo il tabacco e ho anche altri cofattori che sono sconosciuti, questo diventa, ogni volta che si crea un cerchio completo, quella diventa una condizione sufficiente per sviluppare la malattia. Quindi il fumo di tabacco da solo non è una condizione sufficiente per sviluppare la malattia, ma combinandosi insieme ad altri cofattori sconosciuti diventa un complesso causale sufficiente e mi provoca il tumore polmonare. Ma il fumo di tabacco non è neanche una causa necessaria, perché vediamo che ci sono altre vie tramite le quali io posso sviluppare il tumore polmonare. Ad esempio, tramite l'esposizione ad amianto, ma a livelli molto più alti di quelli che potrete trovare a Palazzo Nuovo, quindi vi tranquillizzo, è combinato con altri cofattori sconosciuti, o addirittura solo tramite dei cofattori sconosciuti. Per cui non esiste nessuna causa necessaria o sufficiente di tumore polmonare. Ok? Questo è il paradigma dentro il quale l'epidemiologia moderna si muove. Questo in maniera schematizzato, perché in realtà la situazione è molto più complessa. Cioè quello che noi riconosciamo, noi pensiamo che ognuna di queste componenti causali in realtà non stanno sullo stesso piano, ma hanno diversi livelli e hanno tra di loro dei rapporti che sono logici e gerarchici. Questo è come l'epidemiologia, come l'occhio di un epidemiologo vede la società, come vede la storia dell'infarto miocardico, che sta qui in fondo. Quali sono le cause dell'infarto miocardico? Ci sono dei determinanti prossimali e dei determinanti distali. Io, la prima spiegazione che posso dare è dire, guarda, l'infarto miocardico si crea ogni volta che io ho un'occlusione dell'arteria che nutre il cuore. Questo è vero, questo è sicuramente vero meccanicamente, ma quali sono le cose che hanno causato l'ostruzione di questa arteria? Ci sta l'aterosclerosi e una serie di cose. E l'aterosclerosi da che cosa è stata causata? Dall'ipertensione. E l'ipertensione da che cosa viene causata? Tra le altre cose viene causata anche dall'obesità, dal fumo di sigarette e così via. E l'obesità da che cosa viene causata? Beh, viene causata da molte cose, tra cui dei comportamenti, da degli stili di vita, da delle pressioni sociali, da come è fatta la nostra società. Quindi in questo modo io posso immaginarmi che, dato che vi ricordo è una scienza pragmatica, è una disciplina pragmatica, posso cercare di capire quali sono i punti dove posso agire per ridurre l'incidenza di infarto miocardico. Quindi il concetto di causa è un concetto di causa che mi serve poi nella pragmatica,
e quindi io posso decidere, se sono un cardiologo, posso decidere di andare a agire direttamente sull'aterosclerosi, andare col palloncino a ripulire le arterie del fare l'angioplastica, quindi andare a ripulire le arterie del cuore, oppure posso decidere di agire sulla proporzione di obesi o di fumatori nella popolazione, oppure in maniera più ambiziosa potrei cercare di cambiare in qualche modo la società per fare in modo che la gente diventi meno obesa o meno fumatrice. Ad esempio, posso mettere delle tasse sul consumo di sigarette, oppure posso mettere una regola, una legge che favorisce l'apertura di negozi di frutta e verdura nei luoghi più poveri della città, dove ce n'è più bisogno, dove spesso ci sono, almeno in America, le persone più obese. Quindi potete capire che in questo punto l'epidemiologia diventa una informa, vuole in qualche modo, con questo approccio che vuole essere il più possibile rigoroso, però vuole poi diventare un modo per informare la sanità pubblica. Quali sono le sfide che a questo punto l'epidemiologia incontra nel nuovo millennio? Mi piace, in questo momento vorrei usare l'ultima parte di questa mia presentazione per usare l'epidemiologia per raccontarvi un po' dei problemi che non riguardano solo l'epidemiologia, ma riguardano in generale le scienze biomediche. Però, appunto, per le sue caratteristiche, l'epidemiologia è, a parte che è la mia materia di cui mi occupo, quindi è quella in cui conosco gli esempi migliori, ma in realtà per le sue caratteristiche è particolarmente adatta a raccontare alcuni aspetti critici della scienza, delle scienze, in particolare delle scienze biomediche. E vi farò degli esempi di entrambi di questi tre punti: il problema della replicabilità dei risultati e la crisi di credibilità delle scienze biomediche, il ruolo degli interessi economici e il cambiamento del concetto stesso di malattia. Il problema della replicabilità. Non so se nessuno ne ha mai sentito parlare nel vostro campo, ma nel nostro se ne parla tantissimo. Quando c'è già una pagina di Wikipedia su un problema, vuol dire che l'argomento è già vecchio, nel senso che già l'hanno sviscerato e addirittura te lo presentano riassunto nella pagina di Wikipedia. Cosa è successo? Negli ultimi 5-7 anni hanno iniziato a scoprire in diversi campi. Sono partiti dalla psicologia sperimentale, credo, ma poi sono arrivati molto rapidamente all'economia e alla medicina e all'epidemiologia, che molti di quelli che venivano considerati esperimenti fondamentali non erano replicabili in realtà. Potete immaginarvi, se lo dite a un fisico si ammazza. Cioè, questo è il concetto base della scienza, è che la scienza deve essere replicabile. Se io faccio l'esperimento di Galileo, qualunque, se riesco ad arrampicarmi sulla torre di Pisa, no, al battistero, e tiro i gravi, le due palle di marmo giù di sotto, devo rifare lo stesso esperimento di Galileo prima che mi vengano ad arrestare, però devo riuscire a trovare esattamente lo stesso risultato che ha trovato Galileo. Potete immaginarvi cosa è successo quando in queste, chiamiamole scienze applicate, che però hanno la pretesa che loro si chiamano scienze, sono diverse dalle scienze umanistiche, perché loro hanno una pretesa di rigore, hanno la pretesa di essere in alcuni casi più o meno quantitative. Potete immaginarvi il problema di quando a un certo punto scopri che alcuni esperimenti che sono stati pubblicati, facili, sono i landmark experiments, cioè gli esperimenti fondamentali, non sono facilmente replicabili. Quando scopri che 53 studi fondamentali sul cancro non sono replicabili, questa è una cosa che, insomma, dovrebbe farci venire i sudori freddi a tutti, perché gran parte della farmacologia dei tumori è basata, e quindi i farmaci che disgraziatamente le persone che hanno una neoplasia sono costrette a prendere, sono basati su questi tipi di esperimenti. Ora, con questo non voglio dire ovviamente che la terapia farmacologica dei tumori sia fuffa, però questo è un problema, un argomento che ci deve preoccupare, ci deve far pensare. Perché questo è avvenuto? Ci sono diverse cause, ancora ce lo stanno cercando di spiegare, ma in parte si è visto che ci sono delle pratiche, cosiddette pratiche questionable, cioè delle pratiche che non sono esattamente ortodosse con cui vengono fatti alcuni di questi esperimenti, oppure con cui vengono riportati poi negli articoli scientifici, per cui questo rende molto complicato la replicazione,
E questo da che cosa è causato? In parte è causato da una forte pressione verso la pubblicazione, soprattutto nelle materie diciamo scientifiche, ma immagino anche nel vostro campo sia lo stesso, c'è una fortissima pressione alla pubblicazione. Cioè, se sei un dottorando, se sei un giovane ricercatore, devi pubblicare, altrimenti vieni cacciato dall'università. E quindi questo spinge delle persone a fare le cose meno bene o addirittura a fare delle vere e proprie frodi scientifiche. E contemporaneamente non c'è mai stata una vera cultura della replicazione, perché dato che c'era una forte pressione alla pubblicare alla cosa nuova, la cosa che ti mandava sul giornale più prestigioso, nessuno si è mai preso tanto la briga di replicare gli studi, per cui 50 anni dopo hanno scoperto, 30 anni dopo hanno scoperto che alcuni studi non erano facilmente replicabili. Erano replicati magari un pochino subito dopo, ma poi dopo non hanno fatto delle replicazioni, quando invece magari la tecnologia avrebbe permesso degli studi più approfonditi e così via. Ora, una cosa bella della medicina è che noi abbiamo una cosa fantastica, è un motore di ricerca che si chiama PubMed. PubMed è una cosa che è tipo la biblioteca di Babele per gli appassionati di Borges. Cioè, tu in PubMed trovi, beh no, non è uguale perché ci sono solo, questa è una bella differenza. Ci sono solo le cose che sono state pubblicate su PubMed, ovviamente, non ci sono gli articoli che non sono mai stati pubblicati. Quindi questo, diciamo, è più piccola della biblioteca di Babele, però è gigantesca. Ci sono dentro tutti quanti gli articoli che sono stati pubblicati in ambito medico fondamentalmente dagli anni 60 oggi. Quindi se io scrivo, è libera, ci potete andare tutti, andate, scrivete cancro, oppure qui ho scritto semplicemente, ho usato un thesaurus di PubMed per fare una ricerca più approfondita, però, perché lì poi c'è anche una cosa molto carina sulla semantica delle varie parole, però fondamentalmente avrei potuto scrivere qui cancer e mi escono fuori tutti gli articoli che sono stati pubblicati su questo argomento, che in questo caso sono quasi 3 milioni, ok? E qui ci sono i primi articoli della serie, poi me li posso scorrere tutti, poi posso cliccare e se ho l'abbonamento posso scaricarmi l'articolo. Questo mi permette però, oltre a fare ovviamente a scaricare gli articoli che mi servono per fare le mie ricerche, di fare, se volete, delle ricerche tipo metascientifico. Cioè posso andare a vedere, per esempio, come è cambiata la produzione di articoli su questo argomento nel corso del tempo, ok? Oppure con un'altra base dati che è Easy Work of Knowledge potrei andare a vedere i pattern citazionali che sono interessantissimi. Allora io ho fatto una cosa molto semplice, perché ho detto va bene, c'è questa crisi della replicabilità, allora mi sono chiesto ma sarà vero che questo, per esempio, c'è un'altra leggenda che è quella del carattere autocorrettivo della scienza, un po' come Adam Smith pensa alla mano invisibile del mercato. Gli scienziati pensano che c'è una mano invisibile che aggiusta la scienza e la fa andare nella direzione giusta. È vero o è sbagliato questa cosa? Non lo sappiamo bene. Però noi possiamo fare una cosa, possiamo andare a vedere tutti gli articoli che sono stati pubblicati, per esempio, sul cancro, e poi vedere, io posso andare a fare una ricerca più approfondita qui, usando questi pulsanti laterali, e andare a vedere tutti gli articoli che sono stati classificati come correzioni oppure il ritiro dell'articolo perché era sbagliato, perché era fraudolento, quello che vi pare a voi. Questi sono i risultati. Questi sono gli articoli pubblicati ogni anno sul cancro e quelle sono le correzioni e i ritiri degli articoli, che come vedete sono una quantità microscopica, sono meno dello 0,1%. E la cosa che è inquietante è che negli ultimi 10 anni, non sono potuto andare più indietro perché questo tipo di ricerca non è... può cambiare poi nel corso del tempo, quindi si potrebbe introdurre degli artefatti, ma negli ultimi 10 anni questa proporzione non è aumentata per niente. Vuol dire che se esiste un carattere autocorrettivo della scienza, non avviene attraverso delle pubblicazioni che vengono classificate come correzioni o come ritiro degli articoli. Forse avviene in altra maniera, ad esempio qualcuno pubblica un articolo dicendo Barone Adesso ha detto una cavolata 10 anni fa, però in realtà degli studi più approfonditi sui pattern citazionali mostrano che anche questo tipo di correzione, che dovrebbe essere quella più ragionevole, in realtà non è così tanto vero che viene questo in realtà. Quindi questo dovrebbe fare interrogare molto sul carattere, su come si accumula la conoscenza scientifica nell'ambito biomedico, e porsi qualche interrogativo, quindi forse qualcuno che si occupa di filosofia potrebbe essere interessato a approfondire. Questo fa sì che le scienze biomediche, in particolare l'epidemiologia, negli ultimi 10 anni, 10-15 anni, è diventata sempre più sotto attacco
come una disciplina che in realtà non aveva il rigore scientifico che dichiarava di avere. Epidemiology Faces Its Limits è un articolo molto importante di Science, quindi la più importante rivista scientifica mondiale. È un articolo in realtà, ovviamente io ho un conflitto, in qualche modo ho un conflitto su questo, secondo me è un articolo molto, molto retorico e poco, in realtà poco puntuale, però che ha creato un filone, per cui poi sono usciti, questo è uno degli articoli più citati in ambito biomedico, quindi questo è il filone in qualche modo che va di più. Why most published research findings are false, mi sembra che il titolo sia abbastanza eloquente, e questo non riguardava solamente l'epidemiologia, però riguardava in gran parte gli studi di epidemiologia genetica in particolare, quindi gli studi genetici essenzialmente. E poi qui, apertamente contro l'epidemiologia, appunto, a plea for epistemological modesty in epidemiology, quindi una preghiera per una modestia epistemologica dell'epidemiologia. E poi dopo, non contenti, gli autori hanno pubblicato a further plea, quindi per favore, fatelo. Questi due articoli sono stati molto criticati, tra l'altro erano in realtà, anticipo una cosa che poi vedremo tra un paio di slide, erano stati in realtà pagati erano stati scritti da persone pagate da diverse industrie, perché in realtà c'è un interesse per dire questo. Però questo è il filone principale, il filone di una crisi epistemologica dell'epidemiologia e delle scienze biomediche in generale. Potete immaginarvi questo come dà il fianco poi a tutto il concetto di relativismo e a tutte quante le persone, tutte le ipotesi, teorie del complotto. Ovviamente nel momento in cui tu non hai più fiducia nella ricerca scientifica è molto più facile pensare che i vaccini in realtà siano stati inventati per diffondere le malattie, insomma, qualunque cosa. Però bisogna ammettere che in questo momento la scienza ha realmente un momento, la scienza medica è veramente un momento di crisi. E questo è un po' come vorrebbero farci apparire, o come alcune persone pensano che l'epidemiologia debba sia. Qui questo signore, che è un presentatore di un programma televisivo, dice: secondo un rapporto rilasciato oggi, puoi premere un pulsante, questo pulsante farà girare a caso queste tre ruote della fortuna, e quindi poi uscirà una cosa a casaccio, tipo caffè potrebbe causare depressione nei gemelli. Quindi questa è una visione caricaturale di quello che vi ho detto prima, di tutto il meccanismo dell'associazione, che sono quelle che l'epidemiologia va studiando. Questa è la versione caricaturale, grottesca, ma è quella che la maggior parte delle persone attraverso i giornali, non solo persone di basso livello culturale, ma in maniera o in buona fede o spesso in cattiva fede, anche persone di alto livello culturale propugnano. Questo rende degli enormi problemi, perché l'epidemiologia, come dicevo, ha come missione quella di informare la sanità pubblica. Quindi se la società non si fida di te, hai dei problemi. Forse avete sentito parlare della enorme polemica che è nata sul fatto che l'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, che è un organismo importante delle Nazioni Unite, della Organizzazione Mondiale della Sanità, quando il WHO ha detto che il consumo di carni rosse era associato in maniera causale, era una causa di aumentato rischio di tumore, in particolare del colon. Tutti quanti si sono arrabbiati, oddio, ora ci vieteranno la carne come ci hanno vietato altre cose, e così via. Ci sono state delle polemiche, in gran parte pretestuose, però che hanno veramente attraversato la popolazione, e per cui non si può semplicemente chiudersi in una torre d'avorio e dire no, ma questi non hanno capito niente, perché l'epidemiologia ha come compito quello poi di informare, non deve semplicemente dire che c'è un'associazione. Quindi questo è un problema molto grosso dell'epidemiologia. E quindi, per esempio, c'era, non so se qualcuno vuole leggere Origami di Repubblica, di La Stampa, c'è stato un intero numero di Origami su questa roba. Io l'ho trovato di qualità molto bassa quel numero di Origami. Però, al di là del mio giudizio personale, ha fatto una buona fotografia di quello che una buona parte della società pensava del problema riguardo il problema della carne e dei tipi di ragionamenti che venivano fatti. Per cui fondamentalmente diceva: ormai non ci si può più fidare dell'OMS, l'OMS è in mano a chi paga di più, questo genere di cose qua.
In realtà il messaggio dell'OMS era stato molto discreto, aveva semplicemente confermato una cosa che tutti quanti i ricercatori sanno da anni, cioè che se tu mangi carne rossa per tutta la vita hai un piccolo aumento del rischio di sviluppare tumore del colon, un aumento del 17%. Dopodiché ognuno fa quello che vuole. Ovviamente questo aumento del 17%, se tutta la popolazione mangia carne, si tradurrà in un numero di tumori molto alto. Quindi dal punto di vista di sanità pubblica è importante, ma questo non vuol dire che tu devi vietare la carne l'indomani, ovviamente. Però questo ci interessa dal punto di vista dei problemi della comunicazione di questi rischi, soprattutto nei momenti in cui tu non sei più considerato un interlocutore affidabile. E in parte, tra virgolette, ha ragione. Il vero problema è che la comunicazione e la scienza non è mai un'azione neutrale. Questo è un esempio, secondo me, clamoroso, che ho scoperto pochi giorni fa preparando questa presentazione. Nel 15 gennaio 99 l'editor in chief, cioè il direttore di JAMA, che era una delle più importanti riviste di medicina del mondo, il Journal of American Medical Association, editore per 17 anni, viene licenziato senza preavviso. È come se Calabresi domani venisse licenziato senza preavviso di corpo dalla testata dove si trova. Causa del licenziamento è aver pubblicato una survey, cioè un'indagine, un'intervista, a studenti di college americani in cui chiede informazioni sulle abitudini sessuali e gli chiede quali dei seguenti comportamenti considerasti un rapporto sessuale, ovvero c'è una lista che va dal bacio fino al rapporto sessuale completo, in mezzo ci sono tutte quante le possibili comportamenti o pratiche sessuali e viene chiesto agli studenti di college americano. Secondo te questa cosa, tu lo consideresti, se domani dovessi parlare con i tuoi amici, diresti che con questa persona hai fatto sesso oppure useresti un'altra espressione? Questo può essere anche interessante dal punto di vista, se volete, proprio del significato della parola fare sesso. E molti americani, per esempio, avevano risposto dicendo che tutta una serie di pratiche per loro non era fare sesso, ok? Secondo me perché è stato licenziato questo editore, io parlo di un editore ma voglio dire direttore, in inglese si chiama editor. Il direttore del giornale, secondo voi, perché è stato licenziato? Ora, sappiamo che gli americani qualche volta possono essere molto bacchettoni, però sembra strano che abbiano licenziato una persona di colpo per una cosa del genere. Quale può essere, secondo voi, il motivo? Provate a buttarvi. Chi è che si ricorda? Voi ve lo dovete ricordare solo in maniera storica, penso, perché siete tutti molto giovani. Ma chi è che si ricorda nel 99, all'inizio del 99, qual era la grande notizia, qual era il grande argomento di cui tutti parlavano in America? Cosa ha detto? Bravissimo! Era questo il problema. Qual era la storia? La storia era che Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, aveva un affair con una stagista 22enne che si chiamava Monica Lewinsky. Aveva avuto con lei alcuni comportamenti di tipo sessuale nella famosa stanza ovale del presidente. Qual è il problema? Questo sicuramente tutti hanno scambiato lo scandalo, ma il vero problema non era quello. Il vero problema è che quando gli è stato chiesto dal gran giurì se lui aveva fatto sesso con Monica Lewinsky, lui ha detto no, non ho fatto sesso. Dopodiché si è scoperto che aveva fatto queste pratiche e quindi i repubblicani hanno chiesto l'impeachment, cioè hanno detto che il presidente ha mentito, se il presidente mente, in questo caso si deve procedere con l'impeachment, cioè in pratica le dimissioni forzate, perché il presidente non può mentire alla nazione. E cosa ha detto Bill Clinton per giustificarsi? Ha detto guardate che io sono di buona fede, perché per me quello che è accaduto con Monica Lewinsky non era sesso. Allora, potete immaginarvi l'importanza di questa survey che dava ragione a Bill Clinton, perché era stata pubblicata in fast track, cioè tramite più velocemente possibile, proprio nelle settimane in cui l'organo deputato a decidere per l'impeachment doveva decidere se effettivamente Bill Clinton era stato un bugiardo o meno. Questo per spiegarvi che il concetto, questo è un caso estremo, ma per spiegare in qualche modo, se però ce ne fosse bisogno, che la scienza, comunicare la scienza non è mai un'azione neutrale. Quando noi decidiamo cosa pubblicare, sia come autori, sia come editori di un giornale, o come revisori di un articolo, noi in realtà stiamo facendo un'azione che non è neutrale.
cercheremo di essere imparziali, questo sì, cioè cercheremo di non essere schiavi di secondi interessi, cercheremo di favorire la conoscenza della scienza e possibilmente la, ovviamente la promozione della salute, perché questo è il vero obiettivo dell'epidemiologia nello specifico, però perché è anche una missione che non è solo di tipo conoscitiva, ma è una missione appunto di aumento del livello di salute della popolazione. Ma quello che noi facciamo non è mai neutrale, passa sempre attraverso delle lenti. Quindi l'idea dello scienziato neutrale, dello scienziato come se fosse una creatura asettica, un angelo che vola sopra gli uomini, non esiste, non esisterà mai. Solo per darvi questa affermazione potrebbe sembrare apodittica, solo per darvi una dimostrazione molto, 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 molto chiara, molto banale di come questo sia vero. Pensate che nella scienza in generale, in particolare nell'epidemiologia, noi produciamo un sacco di dati dal nostro studio. Qualcuno ha misurato che fondamentalmente è come se noi scrivessimo 100.000 pagine di risultati, ma un articolo scientifico in genere non è più lungo di 10 pagine, spesso è più breve. Quindi vuol dire che io devo fare una selezione di tutto quello che ho trovato. E quella selezione come la faccio? Che criteri? La faccio con dei criteri che non sono né trasparenti né espliciti, non vengono mai esplicitati, anzi la retorica tipica dell'articolo scientifico, invito a leggervi un articolo scientifico se non l'avete ancora fatto perché è interessantissimo, è che l'autore fa finta dell'introduzione che gli è venuta in mente un'idea leggendo degli articoli, che poi ha messo su dei metodi per fare l'esperimento, che poi ha fatto l'esperimento, che non ha assolutamente cambiato i metodi dopo aver visto i risultati dell'esperimento, e che guarda caso poi questo esperimento entra bene nel contesto di quello che si conosce del problema che viene valutato, e questo viene poi affrontato nella discussione. Questo è un modo di procedere del ragionamento scientifico che è fasullo, tant'è vero che in realtà quando noi scriviamo l'articolo lo scriviamo iniziando dai risultati, poi scriviamo i metodi, poi scriviamo la discussione e poi scriviamo l'introduzione. Quindi in realtà questa è una retorica, ed è tutto un formalismo. E quindi questo tipo di decisioni che vengono prese, pubblicare una cosa piuttosto che un'altra, non è una scelta neutrale. E il problema ancora più importante è che il ricercatore, ormai nell'ambito scientifico, non fa più lo studio da solo, chiuso in una cantina. Sono tanti ricercatori spesso che lavorano insieme. Poi ci sono delle istituzioni, tipo un'università, che sono spesso coinvolte a vario titolo. Ci sono dei finanziatori della ricerca, perché la ricerca ovviamente costa tanto. Spesso questo finanziatore può essere l'industria, che può essere coinvolta. Ci sono gli organismi regolatori che devono decidere, per esempio, se consentire la dimissione di un commercio di un farmaco o meno. L'editoria scientifica decide se pubblicare o meno il tuo articolo, e a seconda se lo pubblica, le nostre sono categorie bibliometriche, quindi c'è un fortissimo interesse in tutti gli indicatori quantitativi citazionali. A seconda se tu vieni pubblicato su una rivista di punta o su una rivista non considerata non di punta, l'impatto, la penetrazione della tua ricerca nella società cambierà completamente. Quindi se tu hai scoperto che un farmaco funziona e non lo riesci però a pubblicare su rivista alta, può essere che l'emissione in commercio per farmaco ci metterà molto tempo. Peggio ancora, se scopri che un farmaco fa male, se non riesci a pubblicarlo su una rivista importante, potresti per anni e anni essere ignorato sia dalla comunità scientifica, ma soprattutto dalla società, che deve decidere se vietare quel farmaco o vietare quel composto nel cibo, nell'aria, dove andare a fare. Uno dei più grossi problemi che abbiamo attualmente nella ricerca biomedica sono il problema delle interferenze degli interessi economici, perché se voi vedete questo grafico, vedete il bianchino, diciamo questo più chiaro, sono i fondi pubblici, questi sono i fondi privati dell'industria, quindi la parte dell'industria farmaceutica. Se voi vedete, in tutto il mondo gran parte degli studi sono finanziati dall'industria farmaceutica, e in Europa se possibile la situazione è ancora peggio. In Italia non è così grave, ma è comunque segue questo trend. E a questo punto vale la pena di chiedersi se questo crea dei problemi o meno nella ricerca, se questo crea delle distorsioni della ricerca. Considerate che i fondi alla ricerca biomedica sono aumentati
dall'80 al 2000 dal 32% al 62%, sono raddoppiato. E che nel 92 il 34% degli articoli pubblicati sulle riviste più influenti, quindi quelle che poi faranno, come dire, informeranno le scelte sanitarie, erano stati fatti da persone, dal 34% di questi articoli erano stati fatti da autori che avevano rilevanti interessi rilevanti interessi economici nella ricerca svolta. E non sempre l'industria si comporta bene. Queste sono solamente le multe che le più grosse industrie farmaceutiche hanno pagato negli ultimi 3 anni per non andare a processo, quindi ci hanno guadagnato, hanno fatto, se non essi d'accordo con il giudice, diciamo in maniera legale, hanno fatto un patteggiamento, hanno fatto un patteggiamento, che quindi è convenuto sicuramente, perché hanno avuto delle pratiche illegali nei confronti o dei medici o dei ricercatori, soprattutto dei medici prescrittori. Solamente per dirvene una, la Glaxo ha fatto 3 miliardi di multa, ha pagato. Pensate quanto ha guadagnato. E questo non riguarda solamente le industrie farmaceutiche. È uscito qualche anno fa uno studio fondamentale che per la prima volta ha dimostrato che le emissioni diesel erano associate al tumore del polmone. E questo è stato fatto facendo uno studio all'interno delle miniere dove non si scavava niente che fosse pericoloso per il polmone, ma nel quale si utilizzavano dei motori in diesel per l'avanzamento in galleria, per scavare e così via. Hanno visto che le persone che utilizzavano questi motori diesel dentro le miniere avevano un rischio maggiore di sviluppare tumore del polmone. Questo studio è stato fondamentale per poi classificare le emissioni diesel come cancerogeno certo per l'uomo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quando questi articoli stava per uscire, le compagnie minerarie e anche l'industria del diesel hanno minacciato i giornali scientifici più importanti del mondo di fargli causa e di mandarli in bancarotta se loro avessero pubblicato questi articoli. Quindi vi potete immaginare quali sono le pressioni che attualmente tutte le industrie, non solo quella farmaceutica, fanno ogni volta che c'è uno studio che potrebbe seriamente mettere a rischio i loro profitti, che sono, vi ripeto, dell'ordine di molti miliardi di euro. E come fanno a fare questa cosa? Una volta che, appunto, a parte il fatto che possono minacciare un editore, ma la maggior parte delle volte lo fanno in una maniera molto più sottile, cioè pagano dei ricercatori per spingerli a pubblicare gli articoli che facciano il loro comodo. Guardate bene che non sempre i ricercatori fanno questo in malafede. Qualche volta prendono i soldi perché ne hanno bisogno per fare la loro ricerca e in qualche modo il tipo di pressione può essere molto più gentile, molto più sottile, quello che se volete un nudge, cioè una pressione molto sottile di cui spesso il ricercatore non si accorge neanche. Ci sono molti psicologi che hanno studiato questo fenomeno, per cui il ricercatore non è più esattamente imparziale, ma non se ne accorge, crede di essere imparziale. In alcuni casi invece si arriva a dei livelli che possono sconfinare nelle condotte proprio deontologicamente, alcune volte anche legalmente illecite. Non so se avete mai sentito parlare di Macchiarini. Macchiarini è un luminare del trapianto di trachea, grandissimo professore del Karolinska di Stoccolma. Recentemente si è scoperto che aveva falsificato una quindicina di studi che sono stati ritirati e aveva avuto pure delle condotte nei confronti dei pazienti deontologicamente non consentite, per cui è stato licenziato dal Karolinska e penso che sia anche legalmente perseguito. Come fanno le industrie come fa un ricercatore a alterare la produzione scientifica? Lo può fare in due modi: o favorisce la produzione di risultati positivi, questo succede tipicamente, che sono vantaggiosi per il finanziatore, tipicamente nel caso dell'industria farmaceutica. Se io prendo dei soldi per fare uno studio su un certo farmaco, più o meno inconsciamente sarò portato a dire che quel farmaco funziona. Oppure faccio una cosa ancora più interessante,
questo accade soprattutto nel caso che ci sia un'industria che produce una sostanza che fa male, tipo il fumo di tabacco. Allora, in quel caso, l'industria del tabacco ha pagato per decenni autori, non per negare che il tabacco facesse male, perché diventava sempre più difficile farlo, ma per suscitare dei dubbi, creare un fumo di dubbio, una cortina fumogena, per cui poter avere la scusa per rallentare l'implementazione di azioni preventive. Molto rapidamente, un clinical trial, quindi uno studio clinico sulle statine, che sono quelle che vanno ad abbassare il livello di colesterolo. Se lo studio è finanziato dall'industria, qui noi stiamo facendo meta-epidemiologia, se volete, cioè stiamo usando dei metodi epidemiologici per studiare in realtà i risultati degli studi epidemiologici stessi, però stiamo usando i metodi tipici dell'epidemiologia, cioè abbiamo raccolto tutti gli studi pubblicati sulle statine, su questo tipo di farmaco, li abbiamo divisi in studi che erano stati finanziati dall'industria e studi che non erano stati finanziati dall'industria, e poi abbiamo visto se l'evento di interesse, che in questo caso era studio che ha un risultato favorevole a favore del farmaco, cioè che conclude dicendo il farmaco funziona e va utilizzato, se questa proporzione era diversa negli studi che erano finanziati dall'industria e quelli che non erano finanziati dall'industria. Senza essere dei fini statistici si può vedere che queste due proporzioni sono completamente diverse, che uno studio finanziato dall'industria ha 6 volte e mezzo la probabilità di più, una probabilità che di dire che lo studio è favorevole, che è 6 volte e mezzo maggiore rispetto agli studi che invece non sono finanziati dall'industria. Veniamo all'altro meccanismo, la cortina fumogena. Per chi è interessato, questo non è un libro da complottari, questo è un libro fatto molto bene, ed è stato scritto da una persona che tra l'altro è uno degli advisor di Obama. E che ha mostrato come nel corso dagli anni 50 in poi diverse industrie, non solo quella farmaceutica, ma quella del tabacco, quella dell'amianto, quella dell'agroalimentare, hanno cercato di nascondere, hanno messo in essere una serie di strategie per nascondere in maniera sistematica le evidenze a sfavore del loro prodotto, in modo tale da poter rallentare l'implementazione di azioni preventive. Uno dei primi esempi storico è quello che ha coinvolto il padre della statistica. Ronald Fisher è il padre della statistica, quindi oltre che il padre della genetica moderna, tra l'altro. E quindi una figura per noi, è come se qualcuno parlasse per voi, che ne so, di Peirce, penso che sia l'equivalente della... È il padre della statistica moderna. Questa persona, quando negli anni 50 escono i primi studi che dimostrano che il fumo di tabacco è associato col tumore del polmone, lui inizia a scrivere degli articoli in cui, in maniera molto precisa, utilizzando le proprie conoscenze statistiche, mette in dubbio che questi studi siano appropriati, che siano in grado di dare una risposta. Eccolo qua, Ronald Fisher mentre fuma la sua sigaretta, e fa una spiegazione molto simile a quella che vi ho fatto io prima per il caldo. Cioè, e fa una spiegazione tra l'altro che non era stupida. Lui dice, guardate che potrebbe essere che ci sia un gene che dà sia la propensione all'abitudine al fumo, sia dà una propensione ad un aumentato rischio di tumore polmonare. Quindi in realtà non è il fumo che causa il tumore polmonare, ma è semplicemente che chi chi ha questo gene, che gli tende a fargli venire il vizio, tenderà a fumare di più, ma questo stesso gene tenderà anche a fargli avere il tumore del polmone. Quindi in realtà se io smetto di farlo fumare, in realtà non provocherò una riduzione del rischio di fumo, perché in realtà entrambe queste due cose sono causate da questa causa comune. Questa cosa in realtà poi si è scoperto che non era vera, ma soprattutto molti anni dopo si è scoperto, più banalmente, che Fisher era pagato dall'industria del tabacco, che quindi era stato pagato per dire questo. Poi intendiamoci, Fisher probabilmente lo credeva veramente. Fisher probabilmente non ha mentito, perché l'industria del tabacco ovviamente sceglie le persone che l'agone della comunità scientifica va a scegliere chi
porta avanti le teorie che gli vanno comodo, che gli fanno comodo. Quindi non per forza Donald Fisher era in malafede, però appoggiava questi studi ed era stato pagato profumatamente. Funzionano queste strategie? Funzionano molto bene. Guardate, questa è la storia delle vendite di sigarette in America nel corso degli anni, che sono salite moltissimo fino agli anni 60. Nel 64 esce questo report, che è come se del Surgeon General, che è l'equivalente come se fosse da noi il Ministero della Salute, che dice in maniera incontrovertibile il fumo di tabacco è una causa di tumore polmonare. Tu ti immagineresti che l'anno dopo le vendite di sigarette dovevano crollare. Invece per 20 anni sono rimaste uguali, per 20 anni, e dopo sono iniziate a diminuire. Questo perché? Perché l'industria del tabacco è stata capace, producendo questi articoli creavano dei dubbi, di posticipare l'introduzione di leggi, tipo il divieto di pubblicità, il divieto di mettere certe sostanze che danno la dipendenza, tutto questo genere di cose qua. Riuscire a trasformare la conoscenza in poi decisione a livello politico, ci ha messo 20 anni. Questo perché ci sono state queste forme di sabotaggio da parte dell'industria. Quando nel 94 è uscito un rapporto simile sul fumo passivo, un'altra volta si è dovuto aspettare altri 20 anni per poter vedere, per esempio, il divieto di fumo nei locali pubblici. Quindi questa storia si continua a ripetere. Ok, vorrei usare gli ultimi minuti per raccontarvi l'ultima cosa che secondo me è molto interessante, è che il cambiamento del concetto di salute che sta avvenendo in qualche modo nella nostra società. Questa che vediamo è la definizione di salute dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. È una definizione molto bella e molto avanti con i tempi, per quando è stata pubblicata. Dice che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non solo l'assenza di malattie o infermità. Bellissima. Vuol dire che, perciò, quando una ragazza mi ha detto tu sei l'epidemiologia, a che fare con la ricerca della felicità, io ho detto, hai proprio ragione, perché ovviamente uno stato compreso benessere fisico, mentale e sociale è uguale al concetto di felicità, se volete. E quindi questa è una bellissima definizione. Però qual è il problema? Cosa vuol dire benessere mentale e sociale? Vuol dire che quando è che noi possiamo trattare farmacologicamente una persona? Quando è che finisce l'area che ha a che fare con la salute e diventa invece un'area di benessere personale, diciamo? Qui si apre tutto il mondo delle cosiddette lifestyle drugs. Ha senso prendersi un composto chimico che dice di aiutarmi a studiare meglio per l'esame, così prendo un voto più alto all'esame del professor Leone? Sicuramente sì. Professor Leone, che è pagato all'industria che produce questo farmaco, ha detto sicuramente sì. Esatto. Allora, questi diventano dei problemi che sono interessanti, perché siamo arrivati ormai a una situazione in cui noi abbiamo dei composti farmacologici che in alcuni casi garantiscono, in alcuni casi sostengono di garantire, dei risultati che non sono prettamente medici, ma hanno a che fare con un'area molto ampia del concetto di benessere e di salute. E questo si fonde con un altro concetto, che sta diventando sempre più popolare, che è quello del disease mongering, cioè la creazione di nuove malattie. Se vogliamo parlare di viralità, di epidemie del nuovo millennio, questa è una delle epidemie più importanti del nuovo millennio. La creazione di malattie che non esistono, o l'esagerazione di malattie che altrimenti non dovrebbero essere esagerate, insomma. Cosa succede? Definizione. Tentare di convincere persone malate persone che stanno sostanzialmente bene di essere in realtà malate, o di persone con sintomi lievi di avere invece una malattia molto grave. L'obiettivo è quello di giustificare ovviamente un trattamento farmacologico. In gran parte, ma non solo, dietro questi meccanismi ci sta l'industria farmaceutica. Non solo però l'industria farmaceutica, ci sono delle altre pressioni della società che sono ugualmente interessanti e importanti. Alcuni casi, far apparire alcuni processi fisiologici come problemi medici. Trattamento della calvizie. Ora non c'è niente, io non ho niente in contrario a trattare la calvizie, ovviamente. Però nel momento in cui tu inizi a avere a livello di società una pressione per trattare la calvizie, cioè non viene considerata una cosa anormale essere calvo,
Allora qui c'è qualcosa che sta cambiando. Far apparire un sintomo lieve come qualcosa di impossibilmente grave, sintomo del colon irritabile, che un tempo nessuno trattava, anzi nessuno riconosceva, ora in alcuni casi cercano di trattarlo. Addirittura far apparire alcuni dati del carattere come problemi medici da trattare farmacologicamente, come la timidezza. Ci sono dei farmaci che pretendono di avere un'azione sulla timidezza. Riportare stime di prevalenza di patologie esagerate, dire che il 30% degli adulti ha dei problemi di disfunzione erettile, per cui tutti gli adulti maschi si sentiranno insicuri e andranno a prendersi qualche tipo di farmaco. Cambiare i criteri di classificazione di malattia, dire che la pressione arteriosa, che è un continuo ovviamente, va trattata non da 140 in su, ma da 130 in su. In questa maniera tu hai fatto aumentare in una maniera pazzesca il numero di persone che puoi trattare. Se questo viene fatto, in nessuno di questi casi è certo che ci sia stato del dono, però sono delle situazioni problematiche, perché tu non sai fino a quanto le persone che hanno proposto questo tipo di cose erano in buona fede e avevano come obiettivo la ricerca della miglior salute possibile. E bisogna di nuovo un'altra volta mettersi d'accordo su che cosa vuol dire essere in salute. Alcuni esempi: come capite, si tratta soprattutto di patologie che non hanno una chiara diagnosi, per le quali non esiste un test incontrovertibile e che spesso sono patologie o caratteristiche in realtà di tipo comportamentale, per cui c'è tutto uno spettro che va dal normale al patologico e bisogna capire dove mettere la riga tra il normale e il patologico, e questa riga è storicamente e socialmente determinata. Esempio di pubblicità occulta, questo qua. Io, quando ero in Inghilterra, mi sono iniziato ad accorgere che c'erano tantissime pubblicità sulla calvizie, in particolare delle donne. Ci sono pubblicità di questo tipo: sei preoccupato, questa è l'Australia, sei preoccupato della perdita di capelli? Qui c'è un sito assolutamente neutro, apparentemente, che si chiama See Your Doctor, e tu puoi andare lì e cercare di capire come puoi fare per cercare di indurre, magari di mangiare meglio, di cambiare shampoo, chi lo sa. Però in realtà qual è il problema? Che in realtà questo sito web in realtà appartiene all'industria farmaceutica, che cercherà di proporti subito un farmaco, senza dirti che quel sito appartiene all'industria farmaceutica. Campagna del Viagra, che era stato proposto come farmaco contro l'impotenza di origine organica, cioè un'impotenza di persone che avevano dei disturbi patologici. Qual è l'effetto paradossale che si è creato? L'effetto paradossale che si è creato è che in realtà l'aumento maggiore che si è avuto nel consumo di Viagra è avvenuto tra uomini tra i 18 e i 45 anni che non avevano patologie sottostanti. Quindi vuol dire che il Viagra è diventato per alcune persone un farmaco per migliorare le proprie prestazioni sessuali. Non è detto neanche in realtà che funzioni, tra l'altro, in questa maniera. Però delle persone lo prendono perché pensano che in questa maniera avranno delle migliori prestazioni sessuali. Un farmaco è diventato un'altra cosa. Un farmaco tra l'altro va prescritto da un medico, non può essere preso in farmacia, quindi vi potete immaginare quali sono tutte le implicazioni. Quali sono i ruoli dei mezzi di informazione nel disease mongering? Non so se riuscite a vederli, ma ci sono molti aspetti che magari poi possiamo discutere se vi interessa nella parte della discussione, ma fondamentalmente i mezzi di informazione sono fondamentali nel trasmettere in maniera virale veramente questa cosa, perché accettano in maniera non critica le definizioni di malattia, non controllano la prevalenza di malattia, cioè quante persone hanno veramente la malattia, incoraggiano più diagnosi, quindi dicono che tutti i medici dovrebbero, spesso che cosa dicono, la classica frase: il tuo medico probabilmente non è riuscito a diagnosticare la malattia perché non ne ha la conoscenza, vai in un centro specializzato. Tutte cose che di per sé possono sembrare ragionevoli e che fino a un certo punto lo sono, ma che se vengono esagerate invece non lo sono più. Esempio plateale, secondo me, di disease mongering è il deficit di attenzione e iperattività, questo deficit neurocomportamentale di cui si parla ormai da una decina d'anni. Io non metto in dubbio che possa esistere, perché alcune persone mettono anche in dubbio che esista
come entità nosologica. Cioè noi abbiamo il problema che alcune malattie, alcuni sintomi non sappiamo se esistono o meno. Tipo la sindrome delle gambe senza riposo o la sindrome della stanchezza cronica, che sono nomi che ci fanno un po' ridere, in realtà in America vengono presi molto seriamente e non si sa se sono patologie psichiatriche o se sono patologie organiche. Nel caso di questo deficit, probabilmente il deficit esiste, però il problema è capire quanti lo hanno veramente. Perché sospettiamo che ci sia qualcosa che non va? Queste sono le vendite del farmaco che viene utilizzato per trattare questo tipo di patologia. Come vedete, la maggior parte, queste sono le vendite degli Stati Uniti, queste sono le vendite del resto del mondo. Questa è un'epidemia che avviene solo negli Stati Uniti e che tra l'altro cambia moltissimo tra i diversi stati degli Stati Uniti, che è un po' strano se ci pensate un attimo, cioè cambia di 4 volte, 5 volte la prevalenza di malattia. Questa è la prevalenza di malattia, prevalenza vuol dire la proporzione di bambini che sono stati diagnosticati con questa sindrome. Questi sono i bambini che sono la proporzione di bambini diagnosticati, che nel corso del tempo, che era già attorno all'8%, secondo me molto alta, nell'85, che poi è aumentata fino al quasi 12%. Ma quello che è interessante sono i bambini trattati farmacologicamente, cioè il 6% dei bambini o ragazzi sotto i 18 anni in America sono trattati farmacologicamente per questo disturbo. Cioè, se questa cosa è vera, questa è la più grossa epidemia dell'era moderna. 6% dei bambini vuol dire che in una classe ce ne stanno due di bambini, ci sarà probabilmente, no scusate, in quant'è? Uno su 20, attorno a uno su 20 ci saranno due bambini diagnosticati di cui uno trattato farmacologicamente. È difficile pensare che questa roba sia totalmente, che non ci sia una pressione sociale su questo. Appena c'è un bambino che per qualunque motivo ha dei problemi, viene data questa etichetta e poi viene trattato farmacologicamente. È interessante pensare che queste sono delle campagne pubblicitarie sempre fatte dall'industria che produce questo farmaco, ma che non dice di esserlo, che recentemente questo disturbo è diventato un disturbo per adulti. Questo perché? Perché tu ovviamente il tuo paziente te lo vuoi seguire per tutta la vita, gli vuoi dare il farmaco per tutta la vita. Allora, quali sono le pubblicità? Questa qua ti dice, ricorda di essere un bambino con la DHD, in realtà ce l'ho ancora. E poi degli studi più o meno scientifici che dicono che avere la DHD ti metterà a rischio di avere degli eventi sfavorevoli sociali, tipo essere divorziare, tipo non riuscire a entrare nella migliore università americana e così via. Il problema è che se il farmaco funziona, e ancora non si è capito bene se funziona, funziona per gestire i sintomi nel breve periodo, cioè l'irrequietezza del bambino. Non c'è ovviamente nessuna dimostrazione che prendere quel farmaco ti aiuterà a non divorziare o avere accesso nella migliore università americana. E ovviamente ancora una volta è internet in realtà il modo in cui questo tipo di epidemia si sta diffondendo. Questo è uno dei tanti test online in cui se sei ansioso puoi imbatterti. Io l'ho fatto per voi, ovviamente sono uscito con un alto rischio di avere una DHD e quindi mi è stato consigliato di andare dal mio medico e fargli prescrivere qualcosa. Effettivamente ci sono delle domande che sono molto specifiche, ad esempio quanto spesso tu hai dei problemi a mettere insieme gli ultimi dettagli di un progetto una volta che tutte le cose sono state fatte? Beh, io ho scritto molto spesso, ma penso che la maggior parte delle persone dicono molto spesso. Oppure, quante volte hai difficoltà a mettere le cose in ordine quando hai bisogno di fare una cosa che richiede un'organizzazione, tipo la presentazione agli studenti del professor Leone? Io ho detto, spesso, infatti ero ieri notte che scavolai e preparavo le slide. Quante volte hai problemi a ricordare degli appuntamenti o degli obblighi? Io vorrei chiedere al professor Leone, io ho risposto qualche volta, e probabilmente ho mentito perché è spesso in realtà. Questo per dire che gran parte di queste domande sono ovviamente estremamente aspecifiche, per cui se tu rispondi sinceramente, vieni probabilmente con un alto rischio di avere, vedete qui dice, se hai un punteggio superiore a 13 è molto probabile che tu abbia una DHD, se hai un punteggio tra 9 e 12 è possibile che tu abbia una DHD.
problema è che alcuni giornalisti del New York Times hanno fatto questo stesso test e hanno scoperto, e non l'hanno fatto solo loro, l'hanno somministrato come intervista alla popolazione generale, e hanno scoperto che secondo questo test il 50% delle persone avevano la DHD, che quindi ovviamente questo test non serviva a niente. Quindi delle considerazioni finali che però non sono definitive perché non possono esserlo. E semplicemente l'epidemiologia secondo me è una bella cartina di tornasole per studiare le caratteristiche e le crisi che sta affrontando in qualche modo la scienza in generale, la scienza biomedica nell'epoca contemporanea. Quindi una crisi di tipo epistemologico che sta avvenendo e che non bisogna negare che sta avvenendo, e c'è un grosso rischio di relativismo. Un problema che si lega anche al problema dell'attuale sistema di produzione, vario critico e diffusione della conoscenza scientifica e non solo, e in qualche modo una crisi della società e dei valori tradizionali, per cui lo stesso concetto di salute che è al centro dell'epidemiologia sta cambiando secondo le pressioni sociali. In alcuni casi sono delle pressioni sociali storiche giustificate, perché noi cambiamo nel corso del tempo, ovviamente i romani non avevano il nostro stesso concetto di salute, però in altri casi stanno cambiando molto velocemente, forse anche in maniera indebita dovuta ad alcuni tipi di pressione. E da questo punto di vista secondo me è interessante, è una sfida, c'è una necessità di nuovi approcci che sono culturali prima che tecnici, di cui c'è bisogno per cercare di superare questa sfida e avere una disciplina che riuscirà a sbarcare in maniera, riuscita nel nuovo millennio. Grazie, spero di non avervi annoiato. Una volta ho parlato più di tutto. Grazie al professor Francesco Baronaresi, che abbiamo avuto la fortuna di strappare oggi ai suoi studenti dell'Università del Piemonte Orientale, per questa presentazione che mostra come è sempre molto utile, sempre molto stimolante confrontarsi con altre discipline, incrociare la nostra disciplina, la disciplina umanistica, una disciplina che credevamo scientifica, perché in realtà ha degli interrogativi socio-filosofici molto, molto profondi. E ringrazio il professor Baronaresi anche perché in qualche modo ha fatto uno sforzo metateorico, cioè ci ha mostrato che non sono soltanto i meme o i contenuti culturali che si diffondono in maniera epidemica, ma può esserci un'epidemia delle epidemie in qualche maniera, ci può essere anche un'epidemia di che cosa crediamo o non crediamo essere una malattia, che può essere condizionata da diversi fattori, alcuni epistemologici, altri socio-economici. Un argomento fondamentale per capire per esempio il modo in cui si sviluppano le teorie del complotto nella società contemporanea, che noi tendiamo spesso ad accusare di essere naivi, di essere ingenui, però effettivamente sono un contraltare di qualcosa che sta succedendo anche nel mondo della scienza, che riguarda il modo in cui la produzione scientifica viene realizzata, viene comunicata, viene diffusa. Tutti voi forse nel futuro, ve lo auguro, lavoreranno con il passato successo come comunicatori scientifici. Si tratta di professionalità che hanno ovviamente un ruolo sempre più importante, dal pre-union tra quello che viene prodotto nell'ambito scientifico e quello che poi viene letto nei giornali, nei quotidiani, nelle riviste, che influenza milioni di persone a proposito della scienza medica. Vi chiedo adesso se ci sono delle domande, abbiamo ancora qualche minuto e qui spero possiamo approfittare della presenza del professor Baronaresi. Prego. Alzi un po' la voce, perché io sono un po' sorrido. Non è importante il numero dei soggetti coinvolti in ricerca, come campione, e qual è il numero medio, di questi studi di settore? Allora, questa è una domanda molto puntuale, non ho approfondito per motivi di tempo gli aspetti tecnici, però fondamentalmente il numero varia, però è molto importante. Perché è molto importante? Perché noi abbiamo due tipi di incertezze negli studi epidemiologici, nei risultati degli studi epidemiologici. Uno è un'incertezza di tipo statistico, cioè se quando io ho fatto quello studio ho trovato che nelle persone trattate che ho fatto l'8% avevano morte, comunque il 15% tra chi non ha preso
se io vi posso chiedere se questo sia dovuto al fatto che io ho campionato, ho preso solo un gruppo di pazienti in un anno. Se io vi faccio lo stesso esperimento, non troverò esattamente gli stessi numeri. Potrei trovare dei numeri diversi, che in alcuni casi potrebbero addirittura essere invertiti. Allora, questo è un grosso problema, ed è dovuto al fatto che noi stiamo estraendo il campione. Però la soluzione è che più il campione è grande, più queste oscillazioni casuali saranno invece ridotte. Per cui tanto più grande è, meglio è. Quanto deve essere grande il campione? Beh, dipende da due cose. Dipende da quanto è piccolo il fenomeno che vogliamo misurare, ovvero possiamo immaginare che lo spiegamento sia come uno strumento ottico, per cui tanto più noi dobbiamo vedere un effetto piccolo, come se fosse un microscopio, tanto più abbiamo bisogno di uno studio epidemiologico grande, condotto su più persone, perché così le fluttuazioni saranno piccole e saremo in grado di distinguere il segnale, che è il vero risultato dal rumore di fondo, che invece è dovuto alle oscillazioni statistiche, alle oscillazioni dovute al fatto che stiamo usando il campione. Poi nella pratica spesso abbiamo un altro vincolo, che in realtà sono i piccoli tipo logistico-economico, cioè tutti dovremmo fare uno studio su un milione di pazienti, però o non è logisticamente possibile o non abbiamo soldi, quindi poi bisogna in qualche modo trovare un punto di incontro tra questi due. Però in realtà quindi non esiste un numero specifico, un numero preciso, però noi possiamo calcolare prima di condurre lo studio una cosa che si chiama potenza dello studio, in cui noi diciamo: se io ho 300 pazienti in un gruppo e 300 pazienti nell'altro, ho una certa probabilità di riuscire a trovare una differenza nel caso che una differenza tra i due gruppi, nel caso che il farmaco veramente funzioni. Quindi in qualche modo io posso provare tramite metodi statistici a sapere a priori quanto deve essere grande il mio campione. Spero di aver risposto alla sua domanda. Prego. Meno male. Allora, ci stanno delle difficoltà che sono obiettive, cioè per scoprire che la carne grossa è associata al tumore del colon ci hanno messo 30 anni e hanno dovuto condurre uno studio che si chiama EPIC su 500.000 persone, a proposito di numeri di campioni. Quindi è alcune volte, allora, gli effetti più grandi, i cancerogeni più potenti li hanno scoperti subito, perché non è più facile scoprire. Quindi il fumo di tabacco è associato al rischio di tumore polmonare con un aumento di rischio 20 volte. Se io ho dei aumenti di rischio così grandi, è abbastanza facile vederli. Via via che abbiamo scoperto le cose più chiare, ci siamo spostati verso i rischi più piccoli. Qui effetti però, i rischi però sono rilevanti, perché se tutta la popolazione prende nella propria alimentazione una sostanza che aumenta il rischio del 10%, ovviamente se tutta la popolazione viene esposta il numero assoluto di casi sarà molto grande comunque. Però diventa molto difficile per la tecnologia scovare queste piccole soluzioni. Bisogna fare degli studi molto complicati, spesso ci vogliono tutti anni. Quindi rispondere è difficile. Avendo detto questo, è verissimo che tutte quante le aziende che hanno degli interessi nel settore ovviamente faranno di tutto per aumentare il più possibile la conduzione e cercare di creare una cortina fumogena che andrà a rendere ancora più complicato l'individuazione della verità. Non so se mi sono spiegato. Quindi c'è una problematica di tipo epistemologica oggettiva, che è il fatto che l'epidemiologia veramente stiamo spingendo verso i suoi limiti, perché stiamo cercando di trovare dei rischi, dei rischi relativi, cioè degli aumenti di rischio che sono piccoli, anche se sono molto rilevanti in sanità pubblica. Quindi è come se noi stessimo con il nostro microscopio, oppure con un telescopio, cercando di vedere qualcosa che è veramente molto piccolo, molto lontano, quindi è difficile. Però se poi c'è qualcuno che davanti ci mette pure delle cose davanti alla lente del telescopio, che rende ancora più complicato, ovviamente diventa più.
queste cose messe davanti io le segnalo se vi interessa che c'è una presentazione che è stata fatta nello scorso anno del ciclo dei seminari che erano proprio sulla teoria del complotto, di cui trova il video in rete della professoressa Stano, Simona Stano, che si è occupata proprio non dal punto di vista biologico ma dal punto di vista, diciamo, del rumore generato dalla comunicazione anche virale a proposito dell'omelità. Ecco, posso aggiungere una cosa? Sì. Nel caso in cui nelle situazioni in cui noi abbiamo una forte attenzione del pubblico e della società verso un problema, tipo quello di Paolo in questo caso, c'è anche un problema aggiuntivo, perché ovviamente ci sono poi tutte le persone che noi abbiamo parlato dei problemi delle influenze economiche, però in questo caso, questo è uno di quei casi in cui ci sono delle persone che possono essere dei portatori di interesse anche non economici, cioè se uno è fissato, il mito che l'olio di palma faccia male, qualcuno cercherà di condurre uno studio e magari potrà non essere completamente impaziente per questo, ma soprattutto a livello della società ci sarà un'atmosfera non serena per cui anche la comunicazione e la discussione dei risultati diventa molto problematica, quindi bisogna anche mettere questa situazione. Il dottor Sivace, sì, prendiamo anche tutte le... Io ho due curiosità. La prima è relativa al clinical trial, mi chiedevo se esistessero dei parametri per scegliere a chi dare il placebo e a chi dare il farmaco, perché è una pratica necessariamente crudele questa, cioè vorrei capire lo sfigato che è condannato sostanzialmente a morire se è scelto puramente in maniera casuale o no. E la seconda, visto che hai accennato alla sperimentazione anche animale, qual è la posizione che l'epidemiologia, almeno quella ufficiale, ha nel merito della sperimentazione animale, che è uno dei temi più controversi a livello di dibattito pubblico? Mi capita spesso di sentirla tacciata come totalmente inutile e cose del genere. Vorrei capire, oltre a queste retoriche, qual è la posizione attuale nel merito? Allora, sul clinical trial se raccogliamo anche la tirata e poi facciamo dai una... sì. No, volevo dire solo una cosa nel fatto che io sono un problema, nel senso sono molto molto fama, cioè, secondo me, a parte ovviamente quando c'è una certa necessità, capire che sono di essere aperto temporale informale, anche informale ti chiedo un po', non sarebbe invece che aspirare tutti voi in un senso naturale, molto proprio prendere non si volesse diventare l'ospedale. Però ovviamente io sono soprattutto contro il fatto che c'è più atteggiamento delle aziende farmaceutiche che siano veicolati non a dare farmaco per curare malattie, ma proprio per tipo il farmaco e anche se magari non è all'inizio, dovrebbe secondo me essere un po' tutto fisico perché giustamente le aziende fanno anche gli interessi, però dovrebbero mirare più a curare che a parlare più. Insomma, fanno bene una parte di noi o l'altra, e voglio dire che mi ha molto incuriosito il fatto che anche voi ricercatori siete un po' contrastati nelle vostre ricerche, perché poi immaginavo anche, come ha detto la mia collega, cioè che il fatto comunque che voi non avete un clima, diciamo, tranquillo per condurre le vostre ricerche, che in qualche modo certe volte siete più indirizzati di avere più forza con il risultato, anche se magari non è esattamente più esatto. Sì, allora parto da questa, secondo me parto da questa osservazione qui, e ci sono le pressioni, ovviamente cerchiamo il più possibile di è un problema appunto di onestà intellettuale, diciamo, cioè cerchiamo il quanto possibile di essere imparziali e di metterci nelle condizioni per non avere delle pressioni, però non tutti i ricercatori si comportano nella stessa maniera, quindi su questo sono d'accordo con lei. Ho cercato onestamente di dimostrare, ecco qual è l'altra cosa che succede qualche volta. Quello che succede è che il modo in cui spesso il ricercatore si rifugia è quello invece di dire no, non devo far uscire l'informazione che ci sono le crepe nella mia disciplina, perché se no mi attaccheranno tutti, comportare le cose, devo dare l'idea di una disciplina monolitica certa, non devo discutere con la società. Questo purtroppo è impossibile, anzi uno dei casi, secondo me, dei problemi della poca fiducia. Per quanto faticoso bisogna inventare poi dei modi per cui ci sia una sintesi, un discorso tra gli esperti, questo è orribile, e la popolazione generale, perché altrimenti questa cosa non si può fare male. Per
Per quanto riguarda quello che dicevi tu, allora, il clinical trial mi ha chiesto chi è che si prende il placebo e chi è che si prende il farmaco. Beh, è molto semplice. C'è un metodo che tra l'altro ha delle caratteristiche statistiche molto interessanti. Si tira a caso. Si tira a caso la metà delle persone, non la metà, però diciamo, semplifichiamo, la metà delle persone si prende il placebo, la metà delle persone si prende il farmaco sperimentale. Quando è che invece eticamente posso fare questa cosa? La posso fare solo nel caso che non esista una terapia standard da dare al paziente, quindi quel paziente non avrebbe preso niente se non fosse stato arruolato, e che io ho un reale e serio dubbio positivo che il farmaco possa fare bene. Ok? Quindi il paziente deve avere una probabilità di avvantaggiarsi da quel tipo di terapia. Perché lo do a caso? Perché si è scoperto che questo è il modo migliore per avere due gruppi che sono tra loro confrontabili e quindi non introduco poi una distorsione dello studio. Questo banalizzando al massimo. Sulla sperimentazione animale, gli epidemiologi ovviamente trattando gli esseri umani sarebbero quelli più interessati a dire che la sperimentazione animale non serve a niente. In realtà attualmente servono entrambe le cose, perché l'epidemiologia ha bisogno di conoscere le informazioni sui meccanismi fisiopatologici, e questi attualmente in gran parte provengono solo dalla sperimentazione animale. Si sta cercando di fare degli studi in cosiddetti in silico dei modelli animali o dei modelli umani, quindi in cui tu cerchi tramite simulazioni di capire delle cose. Questo è utile, ma per il momento non è assolutamente sufficiente, e tra l'altro si nutre di informazioni che derivano dalla sperimentazione animale. Quindi quello che però è successo negli ultimi anni è che si è iniziato a introdurre alcuni concetti di etica che si usavano prima solo nella sperimentazione umana, ora si usano anche nella sperimentazione animale, non ai stessi livelli, ma per esempio prima tu potevi comprarti tutti gli animali che volevi e fare tutti gli esperimenti che volevi, non c'è nessun problema. Ora devi dimostrare non tanto un beneficio per l'animale, perché il braccio non c'è nel caso, ma devi dimostrare che l'esperimento che vuoi fare ha delle grosse probabilità di dare un'informazione importante per gli esseri umani. E per esempio non puoi, ci sono dei numeri massimi che puoi utilizzare, quindi non puoi utilizzare 1 milione di ratti se non ne hai assolutamente necessità. Quindi questo è in qualche modo, si sta cercando in qualche modo da questo punto di vista di controllare la sperimentazione animale. Sperimentazione animale che tra l'altro sta avendo anche lei alcuni di questi problemi epistemologici, in realtà sono alcuni esperimenti di rimenti che non sono stati verificati, sono esperimenti sugli animali, non sugli esseri umani. Quindi il discorso si lega anche lì, uscire oltre, diciamo. Ecco, un'altra cosa di prego. Se hai tempo. Considerando che queste multinazionali comprano un po' più forte, ma riesco a considerando che queste multinazionali si permettono di usare 3 miliardi di verbali così, nel senso che questo strapotere comunque economico che hanno non rende quindi il fatto incontrastabile, diciamo, una battaglia verso le partenze in qualche modo. Qual è la tua posizione? Se finora continuo a pensare di no, nel senso che ieri ho fatto proprio una lezione al massimo di biologia su conflitto di interessi specifico su quello. Se non è no, non è una battaglia persa, ci sono tante, è molto difficile, però innanzitutto l'alternativa qual è? L'alternativa è ci studiamo, cioè non. E seconda cosa, secondo me non è una battaglia persa, perché la battaglia sul tabacco è stata, almeno nei paesi che si è industrializzati, la stiamo vincendo. Dopo tanti anni però il tabacco sta iniziando a, il consumo di tabacco sta diminuendo in America più che in Italia, perché hanno iniziato a diminuire prima il consumo di tabacco, quindi non sono riusciti a mettere in essere delle azioni preventive prima. Questa cosa non sarebbe accaduta se tante persone non si fossero battute su questo. Quindi ovviamente per quanto possibile bisogna cercare di farlo, creare su questo un contropotere informativo, che ovviamente non è quello del singolo, ma deve essere quello dell'intera società scientifica e della società civile. Il ruolo che hanno avuto persone non scienziate, non ricercatori, in questo tipo di battaglia è stato fondamentale, e l'alleanza tra ricercatori e società civile è stata in realtà l'arma segreta che ha portato a questo, altrimenti noi continueremo ad avere la mia
nuovo, ma neanche utilizzato degli oggetti nuovi, se non ci fossero state queste battaglie. Le persone, ci sarebbero il 50% di fumatori fra di voi, mentre la popolazione è più bassa, e continueremo a usare alcuni farmaci che si è scoperto che fanno male, e così via. Quindi, ovviamente la situazione è grave, però non ci sono, secondo me non bisogna, cioè, abbiamo un obbligo etico da questo punto di vista, etico professionale, cioè, di opporci e cercare di fare in modo che questo non avvenga. E abbiamo segni di vittorie che sono avvenute, quindi questo ci incoraggia. È una cosa che cercheremo sicuramente di replicare nel prossimi anni del professor Barone Tesi, che ringraziamo ancora una volta.